Ma ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovissimo video di FIFA 18. Faremo la carriera allenatore con la squadra dei che tifo, che ovviamente è il Milan. Qua mettiamo velocemente Ale, perché se scrivo Alessandro ci impieghiamo, il video durerà 3 ore, bisogna fare una streaming. Cognome, anche qua scriviamo 1000, siamo a posto. Inghilterra anche no. Italia options, va bene. Ragazzi, che piani c'ho io per questa squadra? Allora, noi partiremo con i classici: Bonucci, Musacchio, Romagnoli, Borini, Calhanoglu, Suso, Kalinic, Bonaventure, tutti quelli là. Però dovremmo andare a rinforzare questa squadra con altri giocatori. Ad esempio, in punta vorrei prendermi Andrea Belotti del Torino. Andrea Belotti del Torino e basta per adesso. In punta, in attacco siamo a posto. Abbiamo Andrea Silva, Belotti, perché Kalinic non giocherà mai. E poi vedo magari qualche altro centrocampista o difensore da poterci mettere accanto a Bonucci. Il mio obiettivo di stare al Milan è almeno 3 anni, così vinciamo la Champions League, speriamo. E poi avrò un obiettivo che costa più o meno sui 200 milioni, ma non vi spoilerò nulla, lo vedrete nella prossima stagione ovviamente, perché ora abbiamo 74-78 milioni, ora non mi ricordo. Rifiutando di partecipare all'evento pre-campionato perché è una cosa inutile secondo me. Ok, eccoci dentro qua. Ovviamente allenamento, puoi allenarti fino a 5 volte. Sta qua la presentazione di Andrea Conti. Ok. Quindi andiamo subito a prendere Andrea Belotti. Eccolo qua. Una cosa brutta è che ci mette una vita per trattare, perché devi incontrare la gente e fare tutte quelle robe là. Invece FIFA 17 era molto veloce. Ok. Urbano Kairos. Sì, questi due sono uguali. Madonna quanta fantasia. Saltiamo sto pezzo. Per prima cosa decidiamo il tipo d'accordo che vogliamo raggiungere. Ok. Io le do 50 milioni. 50 milioni, dai, onesta cifra per Belotti, non è 100 milioni, 80, ma è 50. Ok, milioni, ma sognatevelo. No, 65 milioni secondo me è troppo, quindi facciamo controfferta che si prendono il 25% della clausola per la rivendita. Quindi dai, cioè. Ok. Ovviamente pagheremo il cartellino di 50 milioni. Accettiamo questa offerta. Perfettissimo. Quindi il primo obiettivo spero si arrivi. Quindi ora c'è il colloquio con Andrea Belotti. Ok, sta qua saltiamo, il suo minutaggio è cruciale, perché Belotti è cruciale per la nostra squadra, sarà cruciale. Ok. Accettiamolo. Una clausola rescissoria, non le la mettiamo, scherzavo. Ignora. Lo stipendio di Belotti di 1.250 milioni. 1.250.000 euro. È un bonus di 1.250.000
1 milione. Ah, si tratta bene. Accettiamo tutto. Quindi, Belotti è ufficialmente un giocatore del Milan. Complimenti, grande Andrea. Grande Andrea, grande Andrea. Ora andiamo a sistemare un pochino la formazione così capiamo chi ci manca e chi dovremmo prendere. Cioè chi dovremmo prendere. Suso lo mettiamo qua. Borini. No, non giocherà. Ma in punta ovviamente ci sarà Belotti. Conti non giocherà. Poi Andre Silva a fianco Andrea Belotti. Locatelli. Ancora sono troppo presto, quindi togliamo. No, Çalhanoğlu, stavo dicendo Çalhanoğlu, ma è troppo importante. Romagnoli in panchina. Ok, sto con la nostra formazione, quindi secondo me ci manca un esterno sinistro. Che potrebbe essere El Shaarawy. Tanto vediamo qua, promettenti, madonna, no. Pinamonti. Chi è sto qua con un batto? Schiuffè. Schiuffè però è buono, eh. Molto, molto buono. Quindi. Io andarci a prendere. El Shaarawy. Che è rinato queste ultime partite. È tornato il vero El Shaarawy quest'anno. Perfetto, glielo togliamo alla Roma per prendercelo noi. Quindi, no, ho sbagliato. Ab mercato. No, perché? Ab mercato. El Shaarawy, contatta per acquistare. Offerta per cartellino di. Vediamo. 8 milioni. Ma non li accetteranno mai. Cioè, ovviamente. Non li accetteranno mai. Ok, quindi proprio se n'è andato. Arrivederci. Quindi salta. El Shaarawy è saltato. Io direi di puntarcela anche un po' sui giovani. Quindi un che ci possiamo prendere? Vediamo qua. Facciamo così, lo facciamo prima, no? Non portiere ben Donnarumma. Promettenti in centrocampo. No, veramente è difficile con 8 milioni fare mercato. No, mettiamo Brasile così possiamo anche un pochino skillare. Ok. Vamo Brasil. Brasile, loro ci danno Neymar, tutte queste cose qua. Ah no. Attacca. No, un centrocampista brasiliano. Allora, a noi serve l'ES. C'è pure Alla, Malan. Non mi piace. Adesso servirebbe un S. Io me la punterei tanto su Adrian, che è il primo della lista. Cioè tra i primi. 22 anni. Dai. Vediamo se ce lo possiamo prendere. Del Sion. Per farlo crescere ovviamente. Poi non sarà titolare. Voglio vedere se riuscirò a farlo crescere. Ok. Niente, nemmeno lui vuole venire da noi. Allora, quello che vi stavo dicendo prima, a parte El Shaarawy, che ha fatto un lavoro che però deve continuare nel Milan, è Riccardino nostro Kakà, che vuole ritirarsi. Ragazzi, siamo stati balzati da mezzo mondo perché vogliono ritirarsi. Quindi facciamo così e cerchiamo qualcuno che sia buono. Allora, vediamo qua. Sto qua mi sembra molto forte. Molto, non so perché, però mi sembra forte. Quindi seguiamolo e mettiamo pure. Ok, basta. Abdenur non ci serve, un difensore centrale, siamo molto a posto. Quindi andiamo nella hub mercato.
Non Adrian Arons. Sì, deve c'è proprio velocissimi. Tratta. Mi ha trattato direttamente col giocatore ora. Accettiamo. Dai. Cinque anni, accetta. Ignora una clausola rescissoria, lui rimane qua con noi. Stipendio, che cazzo ne so, 10 100.000, bonus di ingaggio 42 euro. 42.000. No, 42 euro. Ecco qua. Pure Arons è nostro, preso, un giovane di talento. E niente ragazzi, per questo episodio è tutto. Siamo passati alle cose formali con due giocatori. E niente, speriamo, ci vediamo domani con The Journey. Quindi, oggi alle 4 e mezza uscirà GTA 5, che vi ho già detto, abbiamo fatto il devasto. Alle 5 e mezza esce questo qua, quindi condividete, commentate, mettete mi piace se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto lo stesso mettete mi piace e niente, bella regà.